Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata che potrebbe, e ripeto potrebbe, essere l'ultima. Io credo di ricordare quella barca, credo che sia quella che si vede anche in Centro 2, non ne sono sicuro, ma potrebbe essere l'ultimo episodio, ragazzi. In ogni caso, sì, è l'ultima possibilità di... l'ultima possibilità di salvare la partita in città. Salvare ora? Wow, siamo davvero arrivati alla fine di questo gioco. Non ci avrei mai creduto quando ho iniziato questa serie. Non è vero, sapevo già che saremmo arrivati alla fine. No, è che solo quando ho comprato Centro 2 in poi non avrei mai pensato che avrei recuperato l'1, perché avrei tanto voluto che la rimasterizzassero per PlayStation e altro. Al tempo non avevo l'Xbox e aspettare così tanto forse ne valsa la pena per scoprire cosa succede ora? Scopriamolo. Gli eletti. Sì. Siamo proprio qui in questa zona. I'm Richard Hughes. It is a pleasure to meet the man who handed me the election. No need to be modest, I'm serious. There's no way I could have beaten Marshall Winslow. Pace all'anima sua. But you made the impossible happen, and for that, I can't thank you enough. I mean, had Winslow been the only person killed, attention would have definitely been cast on me. But after that fireworks display you pulled at his funeral, it's become abundantly clear these horrible crimes were perpetrated by the Third Street Saints. Ci hanno fatto ricadere la colpa addosso. While before people criticized my Saints Row urban renewal plan, it is now being lauded. See, until you came along, I was displacing poor people. Now, I'm destroying a hotbed of gang activity. What can I say? The public is fickle. Dio mio! Champagne. Oh, as you get older, you quickly learn that there era questo il piano, tutta la grande macchinazione dietro. Race, money, gender, none of this matters. At the end of the day, you're either a winner or a loser. Oh no. Now, the sad truth about our si vuole ammazzare la tipa? Is that in order for me to be a winner, I have to level your neighborhood and salt the earth. Hanno tutti perso qualcosa, è vero? Steven, could you come in here? Where was I? Oh yes, salting the earth. Now I suppose I could try to pay you off. But really, what's the point? You just say no. Or in your case, stand there looking intimidating and we'd be right back to where we started. Era un poliziotto lo stronzo, ecco perché. Perché voleva sapere tutte le cose. You're going to die here, son. Make no mistake about that. But if it makes it any easier on you, I'll be sure to thank you in my acceptance speech. Now, if you'll excuse me, I have a party to... Che esplodevamo già lo sapevo, perché è così che inizia Centro 2. Ma Julius lo sapeva. O meglio, non sapeva forse che Troy era un poliziotto, ma sapeva di questa cosa. Non voleva probabilmente che il quartiere venisse raso al suolo. E Troy ha dato le informazioni alla polizia, giustamente. Wow. Così tanti anni. Pensateci, io non ho neanche mai guardato un gameplay di questo gioco su YouTube. Non sapevo nulla. Scoprire tutto adesso mi aiuta a collegare tanti punti nella trama. È incredibile. Cioè, siamo diventati effettivamente dai salvatori all'agnello sacrificale. E il gioco esce automaticamente. Non c'è nulla più. Cioè, non è che continua effettivamente come altri giochi anche dopo il finale. È finita lì. Incredibile. Quindi, signori, siamo arrivati alla fine di questa serie. Wow. Dopo quanti episodi non lo so ancora con certezza. Quasi una quarantina, però. La macchia che si è fermata. Io vi ringrazio per aver seguito questa serie. Questa serie che ha preso il posto effettivamente di Persona 5. La qualità però dei video. Noi ora continueremo dal secondo capitolo in poi. Signori, ci vediamo col secondo Saints Row. Ciao a tutti.